Questo programma è offerto da Ricotta Fresca di Capra, Azienda Agraria Fiore, Dalsen, Bar Pag, Prosciutto Cotto il Leggero, Brunello, Mozzarelle Fresche, Del Giudice, La Tartar, Panificio in Torre Maggiore, L'Abbozzo, Segafredo, Fior di Latte, Silac, Tamma. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza. Buon pomeriggio e come ogni lunedì siamo tornati qui. Che hai fatto ai capelli? Allora, niente, praticamente ho fatto... No! 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 Violenza su Cristina! No, ci vogliono tipo 20 minuti per fare questa cosa. L'ho fatta apposta, Cristina, io sono un bastardissimo. Oh, sì, dicevi? Niente, praticamente... Non si pensano le parolacce? È una coda, però... Cioè, sta tutta dentro in modo che non si vede che c'è una coda, in modo che ci sono meno capelli qui da farvi usare. Cioè, tutti gli altri capelli sono nascosti dentro. Sì. Allora, abbiamo iniziato la trasmissione, cioè non puoi stare a legarti i capelli. Vabbè, esistiamo durante la pausa. Sì. Oggi è iniziato questa settimana in modo dispettoso. Sono molto allegro. Sì. Stavi presentando? Sì, adesso devi iniziare a parlare di cose serie. Ok, sì. Come ogni settimana siamo tornati qui per la vostra sfortuna o fortuna, dipende dai punti di vista, e oggi parliamo di musica e integrazione. Di musica, infatti, è sociale, integrazione, brava, hai studiato, mi fa veramente piacere. Oh, guardate quanto sono belle, ce ne manca una ancora e arriverà. Sì, arriverà. Vediamo che arriverà. Allora, abbiamo... il maestro Pucci Chiappinelli, presidente di Giaco, che torna a trovarci, ben trovato. Buonasera. Oh, in forma più che mai, maestro. Non ci lamentiamo. Diciamo. Quando ce l'ho, ce l'ho. Alfonsina Spirito. Buonasera. Presidente del progetto La Pietra Scartata. Ci devo fermare, presidentessa. No, magari responsabile. Cioè. Oh, io ho letto responsabile. No, presidentessa no, allora mi chiama giornalista. Non me ne frega niente. No, perché hai capito, poi... Quella ormai è morta e sepolta. Vincenzo Mazzocchi, benvenuto. Tu sei un tastierista, tastiere e non solo, no? Tastiera di armonica. E di armonica. Poi abbiamo Michela De Nicola, che è una violinista, benvenuta. E poi abbiamo Alessio Tanzi, anche tu sei un membro dell'orchestra, anche, no? Di cosa ti occupi? Mi occupo di... Microfono. Metti il microfono. Parla. Mi occupo di un'arte abbastanza particolare, che cioè? Dove non si utilizzano strumenti, ma solo il proprio corpo. Oh, quindi la body percussion. Ora vedremo. Body percussion, sta roba di... No, è tipo. Più beatbox. Ah, ok. Beatbox. Sì, vedrete, sono molto... bravi, perché insomma loro hanno dato vita alla Scart Dynamic Orchestra. Ho detto esatto, bene? Sì, oh, sì. Fantastico, sono contentissimo. Io sono stanchissimo, sappiate che non ho dormito, quindi se svengo come Maurizio Paradiso non ci fate tranquillo, che allora se svieni ci facciamo il selfie. Sì, cioè lei continua a condurre la trasmissione, nel frattempo faccio il selfie e li metto su internet. Assolutamente. Tutto però nasce da Giaco e nasce dal progetto La Pietra Scartata. Parliamo un pochino, vediamo di cosa stiamo parlando innanzitutto. Allora, Giaco è l'associazione che poi ha promosso il progetto La Pietra Scartata, magari esplora meglio Alfonsina. È un'associazione che nasce nel 2006 ad opera mia e di mio padre, con l'intenzione di valorizzare i musicisti del territorio. Venuto a mancare a mio padre, diciamo che l'associazione per un periodo è stata stata ferma, e poi succede sempre, la vita ci riserva sempre
delle sorprese, delle cose belle, si incontrano delle persone per cui si è rimesso in moto il meccanismo dell'associazione Giaco, si è rimesso così tanto bene che abbiamo sviluppato questo progetto di inclusione, appunto dal titolo La pietra scartata. Ecco lì la maglietta, sì. Per cui tutto parte da questo progetto, che è culminato appunto nella costituzione di un'orchestra, dell'orchestra sociale, la Scarpa Dynamic Orchestra. Che cos'è una orchestra sociale? L'orchestra sociale è un momento di ritrovo sostanzialmente. Cioè, non dimentichiamoci che l'idea del progetto nasce dall'intuizione di un grande personaggio che ci ha lasciato qualche tempo fa, pochi mesi fa, Abreu, che in Venezuela ha sviluppato appunto questo sistema di coro e orchestre giovanili, dando la possibilità a tutti, soprattutto alle fasce più deboli, la possibilità di studiare musica gratuitamente, creando così dei nuclei, delle orchestre, dei cori giovanili in tutto il Venezuela, creando anche e dando la possibilità a altri operatori per il restauro degli strumenti che vengono nel momento in cui vengono restaurati, quindi riutilizzati, vengono ridistribuiti nei vari nuclei, e così nasce questo sistema virtuoso che si è sviluppato in tutto il mondo. In Italia credo ci siano 30 nuclei a Breu, diciamo organizzati e gestiti da Fiesole, dai cori e orchestre giovanili di Fiesole. In Italia il maestro Abbado ha dato molto valore a questo tipo di intervento. Allora, che cos'è l'orchestra sociale? L'orchestra sociale è un momento di incontro dove ognuno, chiunque, anche se non in possesso di prerequisiti necessari per suonare uno strumento, viene inserito nell'orchestra. L'orchestra per noi rappresenta il modello di società ideale. Perché? Perché ognuno mette il proprio tassello. Fosse anche questo un fischio, fosse anche questa la beatbox, l'orchestra riesce a valorizzare ogni piccolo tassello, tanto da raggiungere il risultato finale, quella dell'orchestra, e che ci ha dato la possibilità, partecipando al concorso Alberto Giordano, di vincerlo, di avere il premio della giuria, poi vedremo. Anzi, vediamolo così poi lo commentiamo insieme. Nel frattempo ci ha raggiunto Alessia Aprile, che è un altro membro dell'orchestra. Benvenuta. Eccola qui. Vediamo il video. E aiuta molto a mettere insieme persone di estrazione sociale diversa, a volte anche mette insieme persone problematiche, persone difficili, le mette insieme a persone che non sono problematiche, e alla fine, suonando insieme, facendo bellezza insieme, tutti ne traggono giovamento in qualche modo. In questo concorso c'è stata un'iscrizione che ha creato un piccolo problema, perché vedete ci sono categorie, ci sono limiti di età legati all'essere prima, seconda, terza media, liceo, preaccademico, conservatorio. C'è stato un gruppo musicale invece dove c'era credo una persona di 68 anni, totalmente fuori concorso diciamo rispetto al resto del... Era un premio che Michele conosce benissimo, tra l'altro, no? Il premio nazionale Umberto Giordano. L'hai vinto, cioè lo volevo pure vedere. Quindi. Questi sono stati 3 giorni di congedo, loro immagino facessero parte del giorno delle orchestre, della sezione orchestra, poi vabbè c'era la sezione solisti, era insomma due sezioni separate, però sì, è cioè, lo stesso. Sì. Allora, Scart viene dalla pietra di scarto. Orchestra all'inglese, sappiamo cosa significa Dynamic. Perché? Perché l'orchestra si restringe e si dilata a seconda delle necessità. Ieri per esempio l'orchestra si è presentata in duo a Rignano Garganico, perché è stata invitata alla
festa di compleanno dei 35 anni del centro studi di Rignano Garganico. Paglicci, esatto. Centro studi Paglicci. E quindi l'orchestra sociale è stata invitata, poiché gli spazi erano limitati, si è presentata, si è ristretta e quindi... Ecco, dinamica in questo senso, ma non solo, anche perché c'è la realtà dei partecipanti, cioè le realtà sociali dei partecipanti sono così tanto varie, anche l'età dei partecipanti, cioè noi abbiamo ragazzini partono dai 13 anni, altri orchestrali che hanno 68 anni. Ma l'orchestra completa, se ci fossero tutti quanti insieme, 40. Siamo 40, attualmente 40. Siamo 40, sì. Mamma mia. Cioè avete proprio tutte, cioè, fiati? Allora abbiamo una nutrita sezione di fiati, siamo un po' carenti, ma così a livello teorico, a livello di immagine, perché Michela è un'orchestra di archi da sola. Ah sì? Cioè, non avremo bisogno di altri violini. È una figura mitologica. Sì, però in realtà ci siamo... è l'unico violino in mezzo a 100 fiati. Ci siamo, diciamo, appena arricchiti con un secondo violino, infatti Alessia è la... Allora, datele un attimo il microfono, così. Oh, Madonna mia, cioè, non scotta, non ti preoccupare, non succede. Tu sei una violinista? Ci provo perché ho appena cominciato, mi insegna lei. Quindi hai appena cominciato, non è una cosa facile iniziare e entrare subito in un'orchestra. Poi il violino, insomma, è anche uno strumento, insomma, dove bisogna avere tanto orecchio, non è semplice. Concordo. Però com'è questa avventura? È molto molto bella, cioè, soprattutto perché ti danno subito possibilità con Pucci, cioè, mi ha fatto sentire subito come una grande famiglia, è molto perché bello. Perché lui, insomma, è un pezzo di storia della nostra musica, diciamolo, è concordo, vivente, concordo. Piccolo pezzo della nostra, assolutamente. Cioè, è un'esperienza bellissima perché ci si diverte, si suona, si... ha tante passioni, chi ha il violino, chi ha il beatbox, chi ha il piano. E lui riesce a far incastrare tutti i pezzi e far sentire una cosa, una melodia unica, secondo me. Quindi posso affermare che è un'esperienza bellissima. Bene, allora facciamo così. Prima di tutto, perché poi ci spiegherai anche tu naturalmente la pietra scartata e cose. Vediamole, perché questa è una canzone che ha fatto... Lui è la storia della musica foggiana, no? Ma questa è la... Un piccolo pezzo. Questo invece è un grande pezzo, della storia del rock. Ma è anche un grande pezzo è una colonna portante della musica foggiana, e anche, lo diceva Michele l'altra volta, il pezzo più odiato dai rivenditori di chitarre, no? Perché tu la prima cosa fai. Ma c'era, dicevo l'altra volta, raccontavo l'aneddoto che insomma per Mark Street a Londra, dove c'è tutta la via, i negozi musicali hanno messo proprio un cartello: please don't play Smoke on the Water, proprio al di fuori, perché secondo me quello ne aveva talmente le scatole piene. Ogni persona che andava a provare una chitarra elettrica, la prima cosa che prova è quelle tre note là, e quindi assolutamente non ce l'ha fatta più, no? E allora vediamo Smoke on the Water. Fare questa canzone.
sorpreso un pochino, anche perché insomma, Smoke on the Water, Smoke on the Water. Allora, notavo come il cantante avesse 68 anni, mi stava dicendo... Canta... No, 68 anni, cioè... Natifica, la padronanza non è differente. Chi è? Come si chiama? Daniele Principe. Complimenti. È lui. Sì. Complimenti. Allora, raccontaci un pochino. È bellissima, cioè, solitamente questa è la classica canzone che tutti immaginano con la chitarra distorta, il basso. Ma tra le altre cose, in questo brano poi abbiamo inserito pure la beatbox. Sì, qui c'è... notavo, ora ce ne parlerà. Però da allora, raccontaci un pochino. Innanzitutto, quante persone erano qui? Eravamo 35, mancava giusto qualcuno. Si ritorna a Parco Città. Città, sì. In particolare, questa sera avevamo un ospite speciale, il maestro Stefano Rossini da Roma, che è il maestro che ha fondato presso la nostra associazione la prima scuola di samba del sud Italia. Ah. Lui è un percussionista noto a livello internazionale, per cui anche lui ha sposato il nostro progetto e a tutti i costi è venuto a far parte dell'orchestra e ne siamo stati onorati. Sì, suono le percussioni e canto. Ma poi qua ho visto che eravate veramente molto coinvolgenti. Sì. È una cosa bella perché non devi essere il nostro forzato. Repertorio infatti per la maggior parte è costituito da brani pop e rock. Uno di solito ci si aspetta di sentire un'orchestra che suoni musica classica, invece in realtà per come è composta, tre batterie, quattro tastiere, una sezione di percussioni enorme, svegliati, un organetto, si presta a un genere insomma un po' più movimentato. Bello. Allora, sentiamoli un pochino i protagonisti. Allora, tu sei un... lui ha il microfono, sì. Sì. Togliete l'audio in studio. Sì, togliete l'audio in studio perché sapete che noi già siamo inghiommi, come si suol dire. Okay. Ecco, grazie cari. Oh, allora, scusa per la parola inghiommo, non so se è il termine che dicono vicino Vipiteno, dove sono lo yogurt, così. Ecco, entra latte nelle orecchie e dicono, oh, oggi mi sento molto inghiommo, è una cosa... nostra. Allora, raccontaci un pochino. Innanzitutto, tu sei di Foggia anche, sì, no? Sono di Foggia. Come hai iniziato? Sei nato già, cioè già prima di conoscere loro suonavi qualche strumento? Beh, diciamo di sì, nel senso che non sto adesso a raccontare la mia storia personale precisamente, però ho sempre avuto questa passione per la musica e però diciamo l'ho sempre suonata senza mai studiarla, quindi tutto ad orecchio. E ho sempre avuto molto timore ad espormi, ed è una cosa che sto riuscendo a superare in questo momento. E io ho conosciuto questa associazione esattamente un anno fa, quando loro si sono esibiti al Teatro Giordano. Ed è stata io ero lì sul balcone a guardare... Sei rimasto folgorato, esatto, sulla via, sì, di Damasco. Esatto, sì. Cioè c'era stata proprio quella cosa che mi diceva, no, guarda, sento che posso far parte di questa cosa qua, perché il progetto proprio ad hoc per queste persone anche come me, ma non solo. E quindi mi sono fatto coraggio, sono andato da loro e io sono, cioè, diciamo, la testimonianza di un anno intensissimo, pieno di emozioni, di scoperte in maniera reciproca, ed è una realtà bellissima. E cosa suoni? Io sono un po' di tutto, veramente. Qualsiasi cosa tocca suona. Qualunque cosa tocchi davvero suona, come un po' il Remida. Sì, quello che vabbè, sarà autodidatta, però vuol dire che ha un grande orecchio, insomma, no? Sì. E niente, quindi c'è questa realtà è magica, tant'è vero che, cioè, secondo me una realtà del genere è fondamentale in ogni luogo del mondo, ma poi in realtà in un territorio come il nostro è una cosa che va assolutamente salvaguardata. Assolutamente. E io con questa lancio un po' un assist a chi magari non so se qualcuno vuole parlare, nel senso che le istituzioni locali assenti, completamente assenti. Veramente. No, davvero. È una novità, è vero. Non hanno dato un patrocinio gratuito, no? No, perché quello sì, sì, il patrocinio gratuito. Gratuito, alla grande, vanno sempre con. No, nonostante ciò, noi ci stiamo mettendo tutti assieme un'energia pazzesca. Cioè, in teoria questo progetto doveva concludersi esattamente un anno fa, quando io sono approdato in questa realtà.
E tuttora è ancora presente, più forte che mai, perché c'è tanta energia, ognuno ci mette del proprio, la passione, la forza. Però a volte c'è bisogno anche di un aiuto, insomma. È chiaro, la passione e la forza si fa molto, però. Infatti ultimamente, fortunatamente, grazie un po' alla nostra passione che viene trasmessa, eccetera, eccetera, comunque sia, ci sono parecchie persone che si stanno mobilitando. Tra cui Angelo De Cosimo, che io ringraziamo tutti assieme, del Club Studios. Esatto, che il suo contributo all'orchestra è stato regalarci la registrazione del primo CD. Fantastico, e allora, loro qui sono di casa, quindi noi li conosciamo bene. Grandissima. Però non è una cosa da poco, perché no. C'è uno studio comunque professionale come quello costa. Loro che cioè, costa. Si mette a disposizione. Non solo, mette a disposizione di elementi di questo tipo, cioè nessuno è professionista nella nostra orchestra, per cui cioè, il lavoro in studio è stato nuovo per tutti, a parte cioè, i maestri. Non è che arrivano là, ti suonano la parte come dei metronomi, no, no. Quindi insomma, è stato un bel grande regalo, disponibilità. Vero. Tra un po' conosciamo anche lei, ma andiamo in pubblicità prima. Naturalmente il nostro numero è 0881 330035 se volete contattarci qui in diretta. A tra pochissimo. Hey, Fabio, sta facendo. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl tight enough. It will be tough. Cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Nel nuovo numero del Convi Magazine sboccia la convenienza, fioriscono le offerte. In questo numero, Spazio Cucina, primo di stagione, che fa primavera.
lifestyle, matrimonio, ad ogni sposa, i suoi accessori, nutrizione, mangiare asparagi durante la primavera, amici animali, le mete preferite di chi ha amici a quattro zampe, e in più arte, musica, eventi, festival e sagre. Tutto questo ed altro ancora solo nel nuovo numero del Convi Magazine. Dal 31 maggio al 13 giugno, sboccia la convenienza, fioriscono le offerte. Tre pacchi di pasta di Vella da 500 grammi, formati normali, a 1 euro. Passata di pomodoro De Santis da 700 grammi a 48 centesimi. Un litro di latte Granarolo UHT parzialmente scremato a 78 centesimi. 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua minerale effervescente naturale Sant'Agata, fonte Ferrarelle, a 1,26 euro. Lipton Ice Tea da 1,5 litri ai gusti pesca o limone a 69 centesimi. 3 bottiglie da 33 centilitri di birra Peroni a 1,59 euro. Dixan polvere 100 misurini formato convenienza a 9,89 euro. Yogurt Activia di Danone in confezione da 4, vari tipi, a 1,99 euro. 3 confezioni da 100 grammi di Würstelaia Woody snack di pollo e tacchino a 1 euro. Sofficini Findus più ripieno a 1,99 euro. 4 Maxicono Motta Fil Rouge Amarena o Black and White panna e cacao a 2,59 euro. 1 litro di olio extravergine d'oliva De Santis San Giovanni a 3,99 euro con Fidelity Card. Convi, la convenienza in evidenza. Eccoci qua, siamo tornati in studio. Noi che chiediamo? Che ti sei messo a posto i capelli? Te li posso risciogliere? No, no, per favore. Per favore, no. E la mia banda suonerò. Oggi si canta, hanno visto loro, cantano tutti, è fantastico. Bello. E c'è la nostra violinista simpaticissima, che tra l'altro, siccome si vergognava a stare davanti alla telecamera, si è portata allo spallaggio tutta la famiglia. È incredibile. Raccontaci un po', Michela. Sì, sei tu. Sei tu. Ciao. Come, ciao. Io sono Piero. Io sono Michela. Sì, tu hai un microfono e quindi devi parlare. Bravissima. Guarda questa telecamera con questo brutto ceppo qui. Allora io... raccontaci un pochino, da quanto tempo suoni? Cosa io suoni? Io suono da 8 anni. Ah, sei anche tu autodidatta? No, 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 io frequento l'Accademia Mozart e la mia insegnante è Elena De Bellis. Ah, la mitica Elena. La mitica Elena De Bellis. Certo. Chiamata la banana da parte mia, però. Sì, perché la banana? Io il petto ero rimasta il petto. Sì, però io la chiamo banana. La banana per quale motivo? È una cosa mia sua. È una cosa che non sì. Non si può dire. L'anno scorso mi fece la proposta di entrare in orchestra. E io ero un po' scettica perché essendo una persona molto ansiosa avevo paura ad affrontare il pubblico e aspetta, scusami se ti interrompo, c'è una telefonata, quindi evidentemente insomma c'è un bel interesse. Poi sarà Elena che ci vorrà spiegare il perché la chiamo la banana. Lo sappiamo. Pronto, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Ma chi parliamo? Voi non mi conoscete, ma loro mi conoscono bene, sono Daniele delle Fave. Daniele, ti do del tu, dovevi essere qui oggi, vero, no? Purtroppo sì, un impegno all'ultimo momento non mi ha dato la possibilità di poter venire, mi dispiace tantissimo perché avrei voluto condividere tantissimo questa bellissima esperienza con voi. Come sono da questa parte della televisione? Loro?
sono più grassi. Wow, quello è vero. Quando sei di Cinoni, è normale. Sì, è vero. No, no, vero. Guarda, veramente sono bellissimi, sono magnifici, è veramente un piacere vederli, è un piacere soprattutto vedere questa grandissima realtà che pian piano incomincia a prendere piede, con la speranza, mi collego a quello che ha detto Vincenzo, che le istituzioni veramente non restino sorde a questa situazione, perché veramente significa in un certo senso bocciare la cultura se non sono capaci, diciamo, di finanziare o quantomeno di sostenere un'associazione come la Giaco. Io solo questo posso dire, vi ringrazio per la bellissima esperienza, un'esperienza bellissima che mi sta formando tantissimo, e speriamo di andare sempre avanti in questa maniera, con questa grande forza, e un abbraccio particolare al maestro Pucci, che stimo tantissimo, e a Fonsina anche, io stimo tutti, ma un bacione a loro due, particolare, veramente, vi voglio un sacco di bene. Beh, ci fa veramente piacere, insomma è una bellissima iniziativa, e speriamo che veramente le istituzioni riescano a capire quanto sia importante, anche perché poi spiegheremo durante il corso della trasmissione il perché non si parli soltanto di musica, ma di sociale naturalmente. Certo, certo, certo. Grazie, quindi tu sei il co-direttore dell'orchestra, no? È una delle colonne portanti. Lo spiegherà Pucci, cosa sono Pucci? È la colonna portante del progetto. Guarda quante queste cose da soli non si fanno, non si possono fare da soli. Davvero, se non ci fosse stato un gruppetto di maestri che hanno un cuore, una sensibilità enorme, per cui sono messi a disposizione di questo progetto, tra cui appunto il maestro Daniele Delle Fave, che oltre ad avere dato il suo apporto umano, ha dato il suo apporto anche specifico, per cui è il nostro direttore e chi dirige l'orchestra, quindi senza di lui davvero l'orchestra non riuscirebbe a camminare. Bene, cioè, ci fa veramente piacere. È davvero una figura sostanziale. Bravo, bravo Daniele, bravo, tra Daniele. L'altro hai un cognome carganico, quindi te lo dico da Gardani. Ringrazio tantissimo il maestro Pucci, naturalmente anche, cioè, lì tutti sono importanti, ognuno di noi dà il proprio contributo. Vi ringrazio per la stima, logicamente ricambiata a nome mio da parte di tutti. Grazie di vero cuore, veramente a tutti, a tutti. Grazie per la chiamata. Grazie mille. Grazie. A presto. Io continuo a guardarvi e buon pomeriggio. Bene, ora continuiamo, c'è Michela che deve dire un sacco di cose, non vede l'ora. Ah, oh, no, Michela, stavamo dicendo, scusa. Niente, Elena. Ciao Daniele. Elena praticamente mi propose di far parte di questa orchestra. Avevo paura perché io sono una persona molto ansiosa, quindi affrontare il pubblico, dicevo no, ma chissà. Però quando l'ho provata ho detto non ci torno più indietro. Ma assolutamente. Assolutamente no. Vero. Perché posso dire, sai anche stare in televisione, quindi tu hai vinto anche quest'altra ansia, perché da questa parte è difficile, sei brava, quindi devo dire. E devo dire grazie ai maestri, soprattutto loro, perché siamo usciti fuori dagli schemi, cioè non è un'orchestra schematica lì, ferma, immobile, stai lì attenta, no. No. C'è la libertà di espressione, di musicalità, senza giudicare se c'è la stonatura, se c'è la stecca, no. E questa è la cosa che mi ha dato più coraggio e più la forza di affrontare il pubblico. Beh, si può dire che tu viva insieme alla musica, no? Sì. Lo si vede anche dal tuo tatuaggio, no? Sì, sì, per me la musica è vita, perché esprimo ciò che si ha dentro. Certo. Io esprimo tutto ciò che sento, se ci sono i momenti no, e allora si suona una cosa, i momenti allegri se ne suona un'altra. E devo dire anche grazie a Elena che mi ha trasmesso l'irlandese. Sì. È una cosa spettacolare. Sto facendo molte esperienze. Per Beh. Questo motivo ho voluto trascinare anche loro. Sì. E anche mio marito. Diciamo, sono tuo figlio, sì, e tua nuora. Mio figlio e mia nuora. Sì. E anche mio marito, che sta prendendo lezioni di canto, ha voluto provare questa esperienza, anche per la sua età, ovviamente. Ci provo, vediamo che cosa ne esce fuori. Ha provato a fare il suo primo brano
questo venerdì è riuscito, è riuscito. Grazie al maestro che gli ha dato sostegno soprattutto e forza di bello, affrontare. Bello. Senti, ma toglimi una curiosità, quando tu parli con tuo figlio ti risponde a beatbox o non risponde all'altro? No, no, non mi risponde normalmente. Ti risponde normalmente. Sì. Allora passiamogli il microfono. Ciao, allora non è che risponde a beatbox. No. Anche perché ho anche una voce, Infatti, senti, ti chiedo poco. Ti chiedo soltanto, visto che hai questo uso particolare, insomma, delle corde vocali e non solo, ci fai sentire qualcosa? Volentieri. E vai. Ci vuole un orecchio incredibile, una musicalità incredibile. Poi, cioè, io sono riuscito a distinguere tutti i timpani della tua voce. Non è una cosa facile, complimenti veramente. A quanto tempo ci hai messo per arrivare a questo livello? Diciamo che adesso da un po' che non porto il conto, onestamente. Più o meno, anche io ho smesso. No, stai senza, senza microfono, non ti senti. Fatti passare il microfono se vuoi dire qualcosa. Ha partecipato a due Italia's Got Talent e ha vinto, è arrivato secondo ai campionati nazionali di Varese. Ah, quindi insomma è modesto. Cioè, non lo sento anche le fotografie, se non sbaglio, no? Ce n'è, vai avanti. Io se mi ricordo bene o se sono completamente andato da ceto. Vai. Vai, Paolino, vai. Nel video c'è. Oh, eccoli qua. Allora, facciamo una cosa. Facciamo vedere quel video, no? Che era il mastering del disco, vero? Il mastering del disco, raccontaci un pochino. Sì, volevo riagganciare un po' quello di cui stavamo parlando prima, cioè il regalo che ci ha fatto il Cap Studios della master del nostro primo disco. E appunto nella persona di Angelo abbiamo trovato non solo un amico, ma una persona estremamente professionale e paziente con noi, e ci tenevamo a condividere con voi questa piccola riflessione che facevamo assieme ad Angelo dopo la registrazione di tutto il repertorio. E lo faremo, però c'è un'altra telefonata. Voi oggi è Natale. Oggi è Natale, pronto? Pronto? Salve! Pronto? Quando io dico pronto, voi dovete dire pronto, pronto? Pronto, metto giù. Pronto? No, erano pronti. Perfetto, allora nel frattempo possiamo vedere il video di questa riflessione sul mastering del bene. Quest'altro step, un altro passaggio importante, grazie pure a Angelo che ci ha regalato questa possibilità, grandissima possibilità, cioè quella della produzione del nostro primo CD. È stata un'esperienza fantastica, bellissima. Ci siamo divertiti assai. I ragazzi sono stati bravissimi. Io ho apprezzato tantissimo questa cosa, che dei ragazzi che non sono dei musicisti, ragazzi che non conoscono lo strumento come dei musicisti, dei veri musicisti, e hanno reso di più di chi fa questa professione. Questa è la cosa che ci tengo a dire, è il grande lavoro che avete fatto voi docenti.
dietro questo aspetto. Noi come Club Studios abbiamo voluto dare un contributo per aiutare e sostenere questa realtà che le istituzioni locali non la tengono ancora in considerazione, e questo è un mio piccolo invito a capire un po' cosa sta succedendo in questa città con queste realtà che vanno protette e aiutate. Grazie Club Studio, grazie Angelo per la pazienza, la professionalità. È stato un piacere, sono un po' triste perché siamo sono finite queste giornate meravigliose. Poi siamo ancora in montagna. Se oggi speriamo che è l'inizio di un progetto, di un percorso. Ma sicuramente, perché poco fa ho annunciato che si andrà arricchendo un prossimo lavoro, sempre con la Scatto Orchestra, e del disco di Natale. Che faremo speriamo tutti bene. Quanti insieme. Grazie. Grazie. Un saluto. Grazie Angelo, grazie a tutti. Grazie a Club Studio, grazie davvero di cuore. Ti voglio bene. Pure io. Bravi, bravi, incrociamo anche noi le dita, incrociamo le dita ancora di più, perché c'è una bella telefonata. No, non c'è. Non c'è più. È caduto. Quando sente me, forse sono brutto io. E sì, rispondi tu. Ok, la prossima, proviamo così. Rispondi tu. Allora, ma abbiamo parlato all'inizio del fatto che voi vi occupate sicuramente di musica, ma soprattutto di sociale. Perché? Chi ci vuole rispondere? Perché? Perché il progetto nasce, il progetto dell'orchestra nasce da un progetto, come dicevamo prima, di inclusione sociale, dal titolo La pietra scartata, e nel titolo c'è anche la spiegazione del perché e dello scopo del progetto, cioè un progetto, un percorso sì musicale, ma fondamentalmente di inclusione sociale per ragazzi, minori e adulti a svantaggio sociale. Cosa significa svantaggio sociale? Significa tante cose. Certo. Significa ragazzi a rischio di abbandono scolastico, dispersione, abbandono familiare, per cui ad esempio nella fase iniziale del progetto abbiamo collaborato con il villaggio Don Bosco, la Caritas, abbiamo provato a collaborare anche con i servizi sociali che avrebbero dovuto fare da interfaccia prevalente tra noi e diciamo la comunità, ma non è andata diciamo bene, per cui comunque noi abbiamo voluto proseguire comunque, ci siamo rivolti direttamente presso appunto queste comunità che accolgono minori svantaggiati. Poi una volta ai servizi sociali, ci vogliono i servizi sociali, cioè quello è il problema. Stop, abbiamo la telefonata, rispondo io. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Con Cristian, quello che ha suonato su voi. Sì. Con Cristian, ok, Christian, uno dei nostri. Cristian è un ragazzo speciale, è un ragazzo di Lucera, ci segue da poco, ma per arrivare a telefonare vuol dire che ciao Cristian. Davvero siamo, è diventato ormai parte della nostra famiglia. Lui è un percussionista pazzesco. Non mi ricordo quanti anni ha. Quanti anni hai, Cristian? Ho 16. Ah, 16 anni. Un ragazzino proprio. È arrivato a calcare anche palchi importanti. Si è fatto autografare percussioni, tamburelli da Vitabile, grandi percussionisti a livello internazionale. E ci segue sempre quando facciamo concerti ed eventi in associazione. Grazie, Cristian, per aver chiamato. Come sono? Sono bravi? Che cosa? Sono come bravi? Sono tutti bravi? Sì, sì. Ma chi è il più bravo? Tucci, Marica Perna. Beh, ce ne sono tanti. Tutti Marica è la nostra percussionista. Sì, la conosciamo. Ma quindi tu cosa suoni precisamente? Suono la percussione. Le percussioni. Gli ovetti. Ah, gli ovetti. E allora ti invitiamo per una prossima volta qui in trasmissione, magari con le percussioni, così ci fai sentire qualcosa. Magari. Sì. Va bene, ciao. Dobbiamo contattare la gente. Hai pure tu il manager, no? Io conosco anche al maestro Rossini. Che è il maestro che nominavo prima, ah, sì. Percussionista che ci tiene fantastico le lezioni
Se vieni qua puoi conoscere al massimo Michele e Cristina, però tutti agli altri dell'orchestra. Ciao Cristian. Ciao Cristian. Okay. Grazie. Ciao. Ciao. Beh, Cristian, allora grazie per averci chiamato, eh? Sì, sì, grazie. Ciao, un ciao. Abbraccio. Ciao, 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 ciao. Stavamo continuando, quindi è arrivato nel è importante che sia andato a chiamarci. È una cosa bella, insomma, no? Molto, molto vuol dire che avete colto nel segno, questa è una cosa molto importante. Sì, la nostra, io tenevo a porre l'attenzione soprattutto alla nostra situazione attuale. Il finanziamento, quindi il sostegno da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri è terminato l'anno scorso, per cui noi adesso stiamo proseguendo gratuitamente il nostro servizio di partecipazione, di inclusione per questi ragazzi, autotassandoci, autofinanziandoci finché possiamo. Siamo attualmente ospiti di una struttura di proprietà della Ristomatic, sì, che tutti pubblicamente ci teniamo a ringraziare perché anche in questo è un'altra persona che sicuramente ci sta sostenendo, però ovviamente abbiamo il rischio continuo, insomma, di poter chiudere o comunque finire questa autotassazione. Cioè, quanto costa questo progetto? Il progetto costa circa 30.000 euro all'anno, se dobbiamo fare un bilancio. È eccezionale, insomma, si può, se qualcuno, sì. Se qualcuno volesse, potrebbe aiutare. Certo, certo, se consideriamo che la maggior parte dei soci non ha un lavoro fisso, alla fine tutto si grava sulle spalle di poche persone che hanno la fortuna di avere un lavoro fisso, per cui possono contribuire e devo dire anche grazie alla passione e all'impegno dei soci che magari non possono contribuire economicamente ma indirettamente attraverso l'organizzazione di eventi riusciamo qualcosa, comunque a recuperare qualcosa per anche dei concerti da voi, sì, ricordo sì, il Let's Note, insomma ne avete fatti diversi. Venerdì abbiamo fatto l'ultimo per festeggiare il compleanno dell'associazione Giaco e adesso cominceremo il tour estivo con l'orchestra, sempre finalizzato ovviamente all'autosostentamento affinché l'orchestra abbia un tetto. Quindi è importante avere la sede proprio perché è importante stare insieme, non solo provare ma appunto condividere la nostra vita insieme in un luogo. Beh, vi fa molto onore quello che state facendo, però insomma io mi sono anche abbastanza rotto le scatole di sentire ogni volta gente che viene qua e dice ma le istituzioni non ci danno una mano, ma le istituzioni che stanno a fare? Cioè io lo dico te, ma ce lo chiediamo anche noi. Voi state là sopra perché queste persone vi votano, voi state lì per dare una mano alle persone che ne hanno bisogno, non vengono, che io non penso che se voi date una mano Maestro Pucci Cappinelli se ne va alle Barbados a prendere il sole. Cioè è una cosa importante, stiamo parlando di sociale, abbiamo un assessorato dei servizi sociali, quindi svegliamoci un po', sveglia Foggia, poi patrocini gratuiti senza ovviamente ridicolo e fare polemico o altro, però poi quando devono fare non so i fuochi d'artificio a Ferragosto 20.000 euro cioè appunto non li fate, dateli a loro. Poi deve venire la cover band da Bari, la cover band che fanno i sosia del cazzo, sì. Permettetemi di dirlo e poi gli ridate, non si dice sosia no perché poi non è che dici spendono 2 lire, cioè viene la cover band da Bari nel cartellone di Foggia Estate, mo devo parlare, 5.000 euro glieli danno perché viene il sosia di quello dei Negramaro che lo fa tale e quale, capito? Cioè date a loro 5.000 euro che lo fanno ancora meglio, che fanno girare le balle sta roba, vabbè, cioè, vabbè. Dico sempre come vengono investiti, così, i soldi è così, io sono d'accordo, cioè, poi invece quando uno suona a Foggia i soldi arrivano dopo un anno, quando uno suona a Foggia, vabbè, ma voi avete avuto i soldi? Sì, dopo un anno dopo un anno e 4-5 minacce, cioè vi eravate già sciolti nel frattempo, cioè dopo un anno e c'è 4-5 minacce di andare per vie legali, sì,
è arrivato. Vabbè, poi hanno trattenuto. No, per contratto non dovevano trattenere l'IVA, hanno trattenuto l'IVA, ci hanno tolto i soldi. Ma vabbè. Cioè, potrei farci una puntata intera. Ora, naturalmente, assessorati vari, cioè, se volete rispondere, il numero è 0881 330031. Lo potete fare, ma io abbiamo spazio a tutti. Aspetto che chiamino, che rispondano. Sì, aspetto ciuccio mio, perché quando arriva la paghiera. Perché alla fine così sembra un monologo, capito? Invece noi cerchiamo, appunto, come dici sempre anche tu. Ecco, speriamo, potrebbero essere i servizi sociali. Io incrocio le dita. Guarda. E ti inserisco nell'orchestra. Attenzione, noi aspettiamo 3.000 anni. Nel frattempo, no, io, cioè, falso allarme, falso allarme. Quando deve chiamare loro due, basta che dice Ale, cioè, e loro due si chiamano Alessio e Alessio, è fantastico. Mi siete proprio... C'è la chiamata, scusa. C'è la chiamata. Chi è? Pronto? Chi è? Pronto? Sì. Chi è? Con chi parliamo? Sono Agata Rascio. Agata! Un altro membro dell'orchestra. L'unica flautista dell'orchestra. Non è la... Agata, no, Agata. No, non per te, no, ma per una cosa mia. Agata! Buongiorno, niente, io volevo salutare i maestri, i collaboratori tutti dell'orchestra, e volevo dare il mio avallo a questa iniziativa. Devi abbassare il volume del televisore. Sì. Oh, facciamo così, nel frattempo, prima di... possiamo ricominciare la telefonata, devi chiamare, devi dire ciao, sono... chiamo dall'assessorato dei servizi sociali almeno per vedere com'è la sensazione. Allora, pronto, ciao, da dove chiami? Buongiorno, è l'assessorato dei servizi sociali. È bellissimo questa cosa, grazie, scusa Agata, ma per una volta, ma per capire cosa si provasse. Sì, cosa si provasse. Sì, esatto, vabbè, scusa, stavi dicendo? Dico che comunque la città ha apprezzato molto l'iniziativa, al di là delle istituzioni, questo è un servizio che amplia enormemente l'offerta di servizi appunto sociali della città, perché è un'associazione veramente libera, aperta a tutti, che non discrimina né in base all'estrazione sociale né in base alla competenza musicale. E per tanti è diventato uno sfogo, un passatempo, ma anche un modo per imparare. È un'iniziativa che sicuramente penso sia anche abbastanza rara nella nostra, non solo nella nostra città, ma insomma a livello nazionale. Quindi io devo dire che auspico ovviamente che questa cosa vada sempre in crescendo e poi che venga sostenuta da quanta più gente possibile, anche gente comune, e soprattutto che non si stufino i nostri fondatori, i nostri maestri, Alfonsina, perché l'impegno è enorme e quindi sostenerlo da soli non è una cosa tecnica. Ma loro sono forti. Non si stufano. No. Sono forti come la pietra. Ma che poi, dovete sopportare. No, obiettivamente non è che stiamo chiedendo chissà che c'è un posto dove farli provare. Cioè, veramente. Cioè, ce ne sono, ragazzi, tante, tra l'altro, di location che fanno parte dei beni del comune. Quindi insomma ce ne sono. Io non voglio pensare neanche che siano cattivi al comune, magari sono distratti. Sì, allora, diciamo che hanno problemi più seri da... Ecco, hanno sicuramente problemi, però questo questa è una tematica molto seria, quindi io non so chi sia l'assessore dei servizi sociali, però chi è? Chi è? Erminia Roberto, assessore ai servizi sociali. Allora richiamo fra un po'. Te lo chiediamo noi. Chiamata un po'. Ok. Ma tanto non chiamano, se la casa può stare tranquilla. Non chiamo, però ecco, se l'assessore ai servizi sociali, Ermine Roberto, ci ascolta, perché so che lì ci ascoltano, ecco un appello, date una mano a questi ragazzi, perché fanno qualcosa di importante, perché assessore, tu sei assessore dei servizi sociali, vabbè. Grazie Agata per aver chiamato. E se posso dire un'ultima cosa, io vorrei ringraziare anche voi delle televisioni private, perché supplite, no, col vostro servizio a carenze di altre istituzioni. Grazie. Noi siamo proprio televisioni private, perché ci hanno privato di tutto. Però insomma siamo contenti di poter fare. Pensa che all'inverno neanche abbiamo i riscaldamenti. Niente, non abbiamo niente. Vabbè, grazie Agata.
buonasera. Grazie. Bene, bene, bene. Momento Michele. Stavo dicendo, dopo sta cosa che ho detto, non suonerò più a fuoco. Vabbè, già non suono. Cioè, già non suono. Chi se ne frega. Nemmeno io suonerò a cioè, tengo segnate 16 date quest'estate, ce le ho tutte quante fuori. Vabbè, presto suonerai a Carapelle. Sappilo, cioè non a Madison Square Garden, a Carapelle. Insomma. No, al Madison Square Garden per ora sono arrivato solo a farmi la fotografia davanti, per questo non... Okay, lo farai anche a Carapelle. Allora, che ci fai sentire? Senti, lei mi ha lanciato un assist prima in pausa pubblicitaria. Non abbiamo mai fatto il classico pezzo dei Nirvana, no? Ah! Slighting Spirit. Il più classico. Che era un po', no, sì, che era un po' l'inno, insomma, proprio degli adolescenti che volevano... E del grunge. Rompere, esatto, questi schemi, insomma, che c'erano negli anni 90. Pensa a Kurt Cobain fosse nato nel 2016-2018. Ora sarebbe su Facebook. Cioè... No, ma più che altro, pensa, c'erano gli schemi prima, secondo lui, pensa adesso, però... Infatti. Io faccio una versione, insomma, un po' mia, però ho preso un po' spunto da... Sia quella dei Nirvana e sia la versione di Tori Amos che personalmente mi piace. Anche a me, anche a me. Load up on guns, bring your friend. It's time to lose and to pretend. She's over war, self-assured. Hello and no. A dirty world. Hello, 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 with Eliza and Thanos. Here we are now, and Thanos, I feel stupid. Contagious, here we are now. And the famous, I'm mulatto, and albino, I'm mosquito, my libido. Bravo anche tu, quando ce vo. Com'è stato? Scusa, tu sei la fidanzata, ma facciamola parlare, perché Gianni non parla, è peccato. Oh, innanzitutto ti invidio moltissimo per quei capelli, cioè. Grazie. Cioè vorrei averli anch'io, a me, cioè devo andare da me a Međugorje per quei capelli, non ce la faccio. Oh, com'è stato? È stato bravo? È stato bravissimo, io ogni volta che lo sento, mi innamoro sempre di più ogni volta che lo sento. Ma bellissimo, è vero. Anche io l'ho conosciuto grazie a questo anche. Cioè quando l'ho conosciuto vado... No, quando l'ho conosciuto stavo proprio iniziando a fare la beatbox. Ah. E eravamo a Piazza Puglia e sentendo ci siamo conosciuti. Ah, è bellissima questa cosa, no? È un po'... Perché tu vai in giro a Piazza Puglia e fai beatbox, è tipo Parco Sempione del Dielo e le Storie Tese. È una cosa bella questa. Io tra l'altro neanche a farlo apposta, vabbè, sono cresciuto anch'io a Piazza Puglia. A Piazza Puglia. E non vi siete mai lì. Vabbè, penso siamo un po', cioè, un po' di anni di differenza ce ne abbiamo, credo. Sì, penso di sì. Cioè, io non vado a Piazza Puglia ormai da 8 anni, credo. Ah, insomma.
Cioè, ci andavo quando ne avevo io 14-15 e conobbi un altro beatboxer che è Big Smoke, Giuseppe. Sì. Siamo amici, quindi insomma. No, cioè, è sempre stato, è sempre stato un ambiente comunque molto dove c'era molta gente che suonava, insomma, tutti. È cambiato parecchio, perché ai tempi miei era proprio un'altra cosa Piazza Puglia, sì. No, c'erano anche qua, c'era l'angolino di, insomma, l'angolo del tossico. Esatto, cioè ci stava, no, ci stava, mo penso si siano spostati, però c'era anche. Vabbè. Quando avevo 14-15 anni. Insomma. Ogni piazza ha il suo angolo del tossico, diciamo così. Vabbè. Oh, allora, la nostra puntata termina qui. Io vi ringrazio veramente, anzi, noi vi ringraziamo veramente tanto perché state dando un grande messaggio, ma lei vuole aggiungere qualcosa? Sì. Voglio aggiungere che in realtà abbiamo attivato una raccolta fondi aperta a tutti e per donare qualsiasi cifra è possibile andare sulla piattaforma produzionidalbasso.com, cercare il progetto, il primo disco per la Scart Dynamic Orchestra, o semplicemente digitando Scart Dynamic Orchestra viene fuori direttamente il progetto. Una sorta di crowdfunding. E il crowdfunding finalizzato alla stampa, alla produzione reale del disco, perché poi ovviamente dopo il mastering sarà necessario stampare le copie, certo, che andranno distribuite, e il ricavato della distribuzione e quindi della vendita del disco andrà tutto per le attività di volontariato per questi ragazzi e per chiunque vorrà venire presso la nostra associazione sarà accolto anche al di là dei percorsi musicali. Benissimo, brava, grazie Alfonsina per questa precisazione, ed è anche giusto, insomma, diamo una mano perché facciamo soltanto qualcosa di buono. Continuo a dire, ma rinunciate a una pizza, tanto ormai noi siamo a fare 3.000 pizze, una in meno, e date una mano perché insomma serve sempre. Allora, io ringrazio insieme a Michele e Cristina il maestro Pucci Chiappinelli, grazie. E fateglielo fare. Alfonsina Spirito, grazie. Vincenzo Mazzocchi, grazie. Michela De Nicola, grazie. Alessio Tanzi ed Alessia Aprile, grazie a voi. Grazie a Giacomo, salutiamo anche coloro che non sono venuti per tanti motivi. Elena, salutiamo Banana. Salutiamo le istituzioni che hanno telefonato. Perché sì, grazie alle istituzioni sempre presenti sul territorio. Potete sempre fare, chiamare, scriveteci alla mail televisione@combi.it, perché insomma noi gireremo i vostri lauti pagamenti a loro, o le vostre bellissime intenzioni a loro. Vabbè, noi ci vediamo domani c'è veramente Michele si sbarra, perché l'avevamo annunciato per oggi, ma io avevo sbagliato perché voi sapete che l'età avanza e io mi ero abbastanza rincoglionito, quindi domani ci sarà Michele si sbarra che presenta il nuovo libro. Ci saranno ovviamente con me Cristina, vado? No. E Michele. Grazie a voi, ciao. Grazie, buon lavoro. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza. Sono come te. Questo programma è offerto da Ricotta Fresca di Capra, Azienda Agraria Fiore, Dalsen, Bar Pag, Prosciutto Cotto il Leggero, Brunello, Mozzarelle Fresche, Del Giudice, La Tartara, Panificio in Torre Maggiore, L'Abbozzo, Segafredo, Fior di Latte, Silac, Tamma,